Abbiamo assistito alla realizzazione del make-up per la riproduzione delle streghe di Walt Disney. Vuoi introdurci i tuoi personaggi? Abbiamo voluto interpretare la donna non solo nell'aspetto positivo, stamane abbiamo presentato le spose con la collezione nuova, con i nuovi colori della primavera-estate, quindi abbiamo voluto proporre dei colori molto solari come gli arancio, i dorati o anche le gamme del viola, molto leggero coniugato nel lilla e dell'azzurro Tiffany, mentre per questo pomeriggio quello invece è più trasgressivo. Da dove nasce l'ispirazione del progetto? Ma sicuramente Walt Disney ha sempre esercitato in me un grande fascino da un punto di vista della storia del cinema, quindi penso che tutti quanti noi abbiamo sempre sognato di essere dei personaggi all'interno di una favola e soprattutto è nato con mia sorella molto piccola che aveva paura di Grimilde, la strega di Biancaneve, e quindi ogni volta che la vedeva piangeva, quindi forse anche un po' per esorcizzare questa paura da piccoli ho voluto riproporlo. E in più in uscita sappiamo che c'è appunto il 5 maggio il film interpretato da Angelina Jolie, che sarebbe la nostra bellissima Jessica, che interpreta il personaggio di Malefica della Bella Addormentata. Ovviamente abbiamo fatto un casting cercando i visi che più si adattavano a quel tipo di personaggio, quindi dei visi che potessero esprimere anche una tecnica di chiaroscuro, perché solo attraverso il chiaroscuro riusciamo a trasformare i lineamenti, tra virgolette, normali beauty in un personaggio ovviamente cattivo. A Hollywood ovviamente si lavora anche con gli effetti speciali e con le protesi. Noi invece abbiamo voluto riportare tutto con la tecnica del chiaroscuro, che sicuramente per noi italiani è la tecnica che ci appartiene di più, vista comunque la grande presenza dell'arte ovviamente in Italia nel chiaroscuro. Qual è stata la parte più difficile per la realizzazione del lavoro? Ma sicuramente anche l'aspetto dei capelli è molto difficile, perché ovviamente nel discorso di Ursula abbiamo dovuto creare questi capelli che fuoriuscivano dai capelli corti, quindi questi tentacoli che ricordassero ovviamente i tentacoli di Ursula. Nel caso invece di Malefica abbiamo lavorato con una corona e quindi abbiamo interpretato l'acconciatura come se fosse una corona. Nel caso di Malefica ovviamente le corna, che sono molto difficili da realizzare, e le abbiamo dovuto fare con i capelli e non con delle protesi. E nel caso anche di Frozen, di Elsa, abbiamo voluto creare questo effetto neve come una sorta di proprio di tempesta di neve che avvolge i capelli. Quali figure ti sono state più di supporto? Allora, io dico sempre che è un lavoro di squadra, c'è cioè un progetto, un'idea che io ho tirato fuori quest'anno e poi l'aiuto sicuramente dei miei due collaboratori più vicini a me, che sono appunto Antonio Riccardo e Nicola Cella, che hanno interpretato Antonio Grimilde, mentre Nicola ha interpretato Ursula. Poi Elisa, che è la mia assistente personale, che ha voluto sperimentarsi nei freddi polari di Elsa, e io ho interpretato appunto Malefica. In più veramente la bravura del nostro parrucchiere, che ha saputo veramente interpretare anche gli elementi iconografici della strega, quindi ha saputo poi trasporre l'elemento in capello, quindi insomma un grosso lavoro veramente anche da parte del parrucchiere. Dal punto di vista del prodotto, quali caratteristiche sono fondamentali per un make-up cinematografico rispetto a un trucco tradizionale? Ovviamente abbiamo lavorato con dei pigmenti bianchi per schiarire le basi, in modo tale che il chiaroscuro diventasse sicuramente più drammatico, e quindi abbiamo lavorato poi con dei prodotti in crema, i correttori scuri, per scolpire e in un certo senso tracciare proprio dei volumi molto netti sul viso e anche dei grafismi molto netti, come ad esempio nelle sopracciglia di Malefica, dove ho creato il piumaggio del corvo, che era l'alleato, no, di Malefica. L'ho voluto trasporre anche nelle sopracciglia, quindi magari trovare quegli elementi e per poi riproporli anche nel make-up. Quindi anche qui secondo me vale molto l'aspetto artistico e dell'immaginazione, dell'interpretazione personale. Poi ho lasciato veramente liberi i miei collaboratori di lavorare in piena libertà, quindi ho solo dato il concept e poi ognuno personalmente l'ha svolto. Quale consiglio vuoi dare ai make-up artist che si approcciano a questo lavoro per non stressare la pelle durante una seduta di make-up? Dunque, ovviamente noi stamattina abbiamo preparato la pelle delle nostre modelle facendo
uno scrub per eliminare appunto le cellule morte, abbiamo fatto una maschera, abbiamo applicato delle creme idratanti, poi molto importante è il primer. Il primer, ovviamente io non amo i siliconi sulla pelle, quindi tutti i nostri prodotti sono ovviamente senza siliconi, senza parabeni, non contengono nickel, quindi anche in trucchi così drammatici dove magari l'uso del colore è sicuramente più accentuato, comunque non contiene nickel. E in più sono tutti prodotti arricchiti con vitamine all'interno proprio per non stressare la pelle. In questo caso, avendo stamattina truccato le spose e poi abbiamo fatto ovviamente le cattive, non abbiamo voluto struccare per non creare uno stress di disidratazione che durante la fase della detersione, soprattutto in contesti come questo dove ovviamente non abbiamo un contesto di una cabina dove possiamo fare il trattamento e quindi non abbiamo voluto struccare le nostre modelle, abbiamo lavorato sopra schiarendo la base con questo pigmento bianco liquido, dopodiché abbiamo lavorato con il make-up sopra. Quali sono i vostri prossimi progetti? Abbiamo sicuramente le sfilate di Alta Roma che mi vedranno impegnato insieme al mio staff nella seconda settimana di luglio, dove lavoreremo per grandi stilisti come appunto Abed Mahfouz, lavoriamo spesso con Rami Alali che sono due stilisti libanesi e poi con uno stilista italiano che è Michele Miglionico. E oggi una parte del mio staff è a Roma proprio per curare l'anteprima della sfilata di Miglionico con l'ambasciatrice d'Inghilterra, sono in un studio fotografico a presentare la collezione, quindi ci dividiamo. Poi abbiamo i concorsi di bellezza, Miss Mondo a giugno e invece Una ragazza per il cinema a fine agosto, quindi questi sono i progetti più imminenti.